Do you want to go again in your country? My country? Do you want to go? I would like to go, but not right now. Ci pensai di tornare, ma non. I can't say I will stay here forever and ever. Why? Because I have my wife and my children at Ghana. Edward ha moglie e figli in Ghana, pensa sempre a loro e spera di rivederli presto. Ci dice che l'ultima volta che li ha sentiti è stato 2 settimane prima, grazie ad un policeman che gli ha permesso di chiamarli. Adesso spera di sentirli quanto prima. Lui lavorava con gli animali in Ghana, in the farm, nella fattoria, ma questo però non rendeva, come non rende praticamente nessun lavoro da quelle parti. Sono pochi i lavori con cui si può guadagnare. Non lo si riesce a fare neanche facendo l'insegnante. Oh, I teach a courses like, you know, in the primary school. Every teacher has his own class, so I was teaching the stage 2. Yeah, I teach science, English and other languages. How many languages do you know? Okay, let's say international language, I speak 3. International ones are 3. And what are they? English, French and Arabic. Ah, è ora devi imparare l'italiano. Where you go of Ghana? Where did I go? Why did you left Ghana? Why do I left in Ghana? Good. Well, I was I was a teacher, as I like I said, but due to some circumstances, since my mother died, she was a businesswoman. So on her way to a certain town known as Tichima, she got an accident. Dici che sua madre è morta. Suo padre è cieco. E c'è altre 3 sorelle che si prende cura di lui. Di loro? Comunque è dovuto andare via per problemi economici, insomma. Sì. Nella confusione che si è poi generata quando hanno voluto parlare un po' tutti, questo professore di lingue ci ha spiegato che in Ghana, dove lui ha lasciato 3 sorelle delle quali si prendeva cura, ci sono grossi problemi. Oltre a problemi economici, ci sono anche problemi sociali legati alla religione e al fanatismo. A volte, dice, il Ghana, che è bellissimo, diventa un vero e proprio inferno. Adesso lui, come gli altri, si augura di trovare una vita tranquilla qui e di guadagnare abbastanza per poter inviare dei soldi alle famiglie e magari un giorno, chi lo sa, ritornare nel paese d'origine senza dover patire i problemi dai quali è scappato. Ma cosa li aspetta qui? Già adesso che cosa troverà? Ci sono delle persone che già stanno aiutando, proprio concretamente, perché ci sono delle persone che sono andate lì a pulire i locali, sono andati a sistemarli, sono andati a rendere quei locali più accoglienti. Quindi la prima risposta è stata sempre in questi termini molto concreti. Ci sono delle persone, stanno arrivando delle persone, sono dei profughi, ma questo non vuol dire che siano meno esseri umani degli altri e quindi hanno diritto anche ad avere un luogo dignitoso. Allora io a proposito ringrazio tutte queste persone che si sono messe proprio a lavorare di ramazza, a lavorare con i moci, per cominciare a pulire, per cominciare a sistemare, per cominciare ad arredare, chi ha portato dei letti, chi ha portato qualche materasso, chi ha portato un cuscino. E quindi anche questo è solidarietà attiva, no? E poi c'è adesso questa cooperativa che gestisce. Quindi noi abbiamo fatto adesso un passo indietro, nel senso che la gestione ordinaria del centro non è assolutamente competenza della parrocchia, quindi è questa cooperativa che tra l'altro è molto professionale, che ha molta esperienza nel settore, che sta adesso gestendo il centro e noi ci proponiamo di collaborare per tutto quello che c'è da fare, soprattutto per aiutare questi giovani a integrarsi meglio, a conoscere il nostro territorio, ad avere uno scambio, perché sicuramente questo è un momento in cui loro riceveranno, ma possono anche dare molto a noi. Don Vittorio, parroco di Aci Sant'Antonio, spiega che quello che devono trovare è accoglienza, affinché il primo passo, cioè quello dell'integrazione, avvenga senza quei problemi dei quali si sente parlare spesso, troppo spesso. Perché, soprattutto come Chiesa, non possiamo certamente annunciare, parlare di fraternità,
di uguaglianza, di accoglienza, di solidarietà, soltanto a parole. E quindi credo che allora quello che sta accadendo in questi giorni sia per questa comunità una risorsa, una possibilità, quella cioè di accostarci agli altri non come se fossero un problema, ma appunto come una risorsa. C'è stata un po' di diffidenza, c'è stato un po' di paura, ma questo fa parte anche della normalità, nel senso che il diverso fa sempre un po' di paura. Ciò che noi non conosciamo ci rende sempre un po' sospettosi. Però sono convinto che le persone di questa comunità avranno la possibilità di ricredersi, e già in parte sta accadendo, perché questi giovani profughi, perché sono la maggior parte tutti giovani, a un'età media piuttosto bassa, già stanno liberamente circolando per le strade del paese, e quindi le persone si rendono conto che insomma non c'è nessun mostro qui, no? Sono delle persone molto tranquille, hanno il colore della pelle diverso, questo sì, ma questo non significa che siano delle persone che possono creare problemi. Ecco, dicevo, veramente l'occasione per allargare gli spazi della nostra mentalità. In questi giorni il mondo è qui, quel mondo che magari si vede in TV, che sembra essere così lontano, ora è qui, ora è ad Aci Sant'Antonio. È il mondo fatto da nigeriani, da ghanesi, da persone che provengono dal Bangladesh, ancora da altre zone. E quindi ci si deve rendere conto che non si può più vivere nel proprio orticello, nel proprio cortile, ma bisogna allargare gli spazi. Poi, per chi si professa cristiano, questa è davvero l'occasione per rendersi conto che Dio non ha nessun colore di pelle. Anche a Don Vittorio, senza che glielo chiedessimo, fa cenno al fascino dei momenti di preghiera di questi richiedenti asilo. E la cosa interessante è che vede dentro questo aspetto un principio universale di pace. L'altro giorno sono andato a trovarli e ho visto una scena deliziosa, cioè il momento della preghiera. C'era un, perché sono anche di religione diversa, sono 51 persone ma di religione diversa, c'era il gruppo dei musulmani che pregava in un angolo, poi c'era il gruppo dei cristiani che pregava in un altro angolo, e quindi ho visto in questa scena davvero l'armonia. È come dire, è davvero qualcosa che si sta realizzando, che si sta costruendo. A volte siamo abituati a vedere anche le diversità come qualcosa che deve per forza esplodere nel conflitto. A me sembra che qui questo assolutamente non stia avvenendo. Questo però cozza un po' con le voci che hanno circolato, cioè quelle legate ai no, ai rifiuti che, come avviene molto spesso, alcune amministrazioni comunali hanno posto davanti alle richieste di accoglienza. Pare si sia verificato anche in questo caso e, sebbene comunque non abbiamo voluto approfondire l'argomento, anche perché potrebbe generare delle polemiche e sarebbero assolutamente distruttive, quindi non diciamo a chi farebbe riferimento questo rifiuto, le varie amministrazioni della zona sembrano comunque essere lontane, molto lontane dalla questione, almeno per ora. Sono stati dei problemi, nel senso che sono stati un po' destinati in altre zone fino ad arrivare qui, ci sono stati un po' dei muri politici. Io questi, diciamo, questi aspetti politici non li conosco, anche perché non, come dire, non sono di mia competenza. Quello che posso dire è che mi è stata richiesta una disponibilità. Io questa disponibilità l'ho subito girata al Vescovo, perché ovviamente le parrocchie non possiamo prendere iniziative di questo genere, perché sono iniziative che vanno al di là della, chiamiamola, ordinaria amministrazione di una parrocchia, quindi il Vescovo è stato sempre informato. Tra l'altro la struttura dove sono ospitati non è della parrocchia ma è della diocesi, la parrocchia è la in gestione per le varie attività, e quindi anche il Vescovo ha ritenuto opportuno che
insomma, si potesse offrire questa casa per un'opera di solidarietà, per un'opera di accoglienza. E poi io credo molto alla politica che nasce dal basso, cioè ai gesti che nascono così, che non debbono essere per forza circondati da grande visibilità, da grande clamore, ma a partire proprio da ciò che è possibile fare, no? Ci è stato richiesto una disponibilità, l'abbiamo questa disponibilità ovviamente valutata e dopodiché abbiamo detto sì.